Non sono una farfalla. Quell'uomo io l'ho guardato negli occhi e gli ho detto... Gli ho detto che io sarei scappata con lui, che gli avrei dato i miei figli, che avrei abbandonato tutto quello che ho. E adesso quando ripenso a una cosa del genere, è come se tutti quanti comparissero davanti a me, mi guardassero con i loro occhi e io mi sento soffocare. Perché pensavo che fosse tutto normale, non lo so. Qualcuno aveva costruito tutta la mia vita intorno a me, facendomi pensare che tutto fosse normale, che io sentivo quello che credevo di sentire, ma non era così. Era tutto costruito. E adesso non so più chi sono io, non so più chi sono le persone intorno a me, e mi sento così sola perché mi sento come una bimba che scopre il mondo per la prima volta e tutti sono così avanti rispetto a me. Mi sento... Mi sento... Penso di... Penso di voler morire. Ma la morte non è una cosa negativa, perché io sono un essere umano e percepisco l'infinito, quindi la morte non può essere la fine di tutto. Penso solo che un giorno sarò qualcosa di lontanissimo, sarò lontana in un modo che non posso neanche immaginare, e sarò qualcosa di delizioso. Sarò un tepore, sarò un respiro che entra dentro i polmoni e poi esce fuori sotto forma di molecole e vola via in tutto l'universo. Poi con la pioggia cado giù nel mare e divento salata. E poi evaporo e torno su. E faccio lacrimare qualche occhio e vado giù per terra, divento un verme e finalmente sono una cazzo di farfalla perché in questa vita non mi è riuscito. La morte è questo, è una seconda opportunità. Io voglio questo, voglio morire e voglio rinascere perché... Non mi è riuscito in questa cazzo di vita essere una cazzo di farfalla e vorrei tanto esserlo, ma non mi riesce. Vorrei non aver vissuto. Vorrei tante cose, ma sono tutte fumo.